Ciao a tutti e benvenuti. Oggi scopriamo insieme come si fa a moltiplicare le piante grasse. Vuoi fare una talea di una pianta grassa? Niente di più facile. Da qualunque esemplare ne puoi ricavare quante ne vuoi, tutte identiche alla pianta madre. Ecco cosa ti serve. Le succulente sono impropriamente ma comunemente chiamate piante grasse. Possiamo tentare la propagazione tutto l'anno. Ricordiamo solo che le chance di successo aumentano con piante dalle foglie carnose, come aloe, sempervivum e echeveria. Noi abbiamo scelto le scenografiche opuntie, con foglie piatte che ricordano le orecchie di un topolino. Prepariamo un vaso in coccio con argilla espansa sul fondo e un substrato specifico per cactacee, arricchito con lapilli. Con una cesoia ben affilata e disinfettata, tagliamo una foglia di Opuntia moniliformis, da giovane quasi priva di spine, e poi una di Opuntia microdeisis, alba, che al contrario è ricoperta di minacciosi aculei. Se vogliamo che le talee attecchiscano, dobbiamo mettere in atto la regola più importante. Attendere che le ferite asciughino, altrimenti potrebbe marcire tutto. Procediamo con l'interramento delle parti tagliate, che devono rimanere inclinate. Decoriamo con ghiaino e innaffiamo. Evitiamo di esporre il vaso al sole diretto prima che la talea abbia attecchito, cosa che accade nel giro di poche settimane. E dal regno delle piante per il momento è tutto. Non perderti i nostri consigli facili per una casa perfetta. Ci vediamo alla prossima puntata.